Ragazzi, oggi applichiamo. Non c'è nessuno qua. Vabbè, allora. Vabbè, dopo però. Qui io. Se posso vedere in IGTV, quindi facciamo per loro perché lo guarderà dopo. Applichiamo il kit del Bustrom. Stacchiamo questo adesivo qua che è in mezzo a quello che noi non vogliamo. Piena. La moto l'abbiamo già pulita prima, preparata. Adesivi originali, il cliente li vuole sotto, quindi li lasciamo. Ciao ciao, ciao Vitus, ciao Sarci. Ciao Simone. Hi guys. Gracias, Benny. Muchos bien. Gli daremo col phon per tirare giù tutto.
Che comunque, come potete vedere, l'adesivo è fatto apposta da poter staccare e riapplicare mille volte all'infinito finché non trovate comunque la posizione adatta. Poi una volta fonandolo, poi si attacca, la colla si attiva e dopo sta fisso. Quindi lo potete riposizionare, sì, tutte le volte che volete, riapplicandolo una volta scaldato, dopo comunque sì, dopo farete molta fatica. Ovviamente comunque prima dell'applicazione degli adesivi è importantissimo, l'essenziale anche pulire bene le carene, a togliere tutti i pelucchi e tutta la polvere, tutta la sporcizia per far aderire l'adesivo alla perfezione. Hi from Brazil. Hi Cava. Adesivo antibolle, quindi non fa bolle, se viene messo giustamente. Cosa consigliamo per pulire bene la superficie? Un sgrassatore. Un conoscente claro va benissimo, l'importante è che sia uno sgrassatore. Bisogna sempre pulire bene, soprattutto queste plastiche qua. Perché se non sono pulite bene, essendo a silicolene, possono buttare fuori. Poi comunque in ogni caso, come potete vedere, i nostri adesivi sono fatti apposta per poterli applicare anche manualmente da soli. Sì, Basta avere manualità. basta avere un attimo di manualità e pazienza. Nulla di difficile o molto particolare in tutto questo non c'è. Sono già fatti su misura per ogni carena. Prego. L'adesivo in sé, la vernice, è comunque sempre protetta anche dalla pellicola trasparente, quindi non si stacca, non va via. Con Agenti atmosferici, l'acqua, sì, tutto, con l'acqua, benzina. polvere, non lo prende.
Simone Vergani. Grazie Massimo. Questo se non lo vogliamo tagliare, lo infiliamo sotto con una spatolina, così alla tenuta. E abbiamo comprovato la scritta su tutti. Appoggiamo, non tirare bene i buchi. Hola Miguel. Poi dopo ci passeremo col phon, facciamo vedere come va via. Questa dei Wustrom è una colla molto potente, e Wustrom ha una plastica molto ostica, e non l'abbiamo usata per una colla iper potente. Basta seguire sempre linearmente l'adesivo, così l'aria fuoriesce sempre, non si fanno bolle. Se si fanno, le rimuovo. Più o meno così.
giù. Così. Poi si fanno questi movimenti circolari. E all'ultimo, quando viene un po' tirato, si fa così. Si punta l'angolo. Metto a posto quel rasso che è. Viene scaldata, si ammorbidisce la pici, quando è morbido si continua a fare quel movimento. E viene tirato. Questa la prendiamo qua. Qua troviamo nero su nero, comunque nero lucido su nero opaco. Fa un bel contrasto. Poi mettiamo l'ultimo. Ah, molti mettono la scritta Suzuki così, no, la scritta Suzuki va sempre così, si deve sempre guardare dal lato, anche dall'altra parte va così, è mai così al contrario, che vedo che molti lo fanno. Adesso mettiamo il paramano.
buttiamo di là. Avete visto com'è rovinato questo paravano? Con l'adesivo lo andiamo sicuramente a proteggere, oltre che tra virgolette ad abbellire, ovviamente sempre discorso personale, a chi piace, non è detto che a tutti piaccia, però sicuramente lo si protegge come siamo andati a proteggere un po' tutte le carene. Adesso qua ci dobbiamo aiutare col phon. Vediamo queste cose qua che adesso col phon spariranno perché si ritraggono. Andiamo a scaldare. Vedete? Sono le tue due. Vedo ancora là. Dopo lì lo metteremo a posto, sicuramente quando la facciamo scendere, e adesso non ci arrivo. Questo l'ho fatto. Bene, perfetto, meglio ancora. Vediamo qua perché è rimasto un po' di colla. Sì, un po' come sicuro li copre. Copre il segno della caduta. Anche dopo e niente, la nostra moto è finita. Dopo vi facciamo vedere due foto di come viene la moto integralmente. Adesso qua al buio sicuramente non si vede molto bene la scritta Suzuki blu su nero, ma vedete che dopo, una volta fuori, faremo delle belle foto e le faremo vedere. Alla prossima ragazzi!